Maltrattava la compagna incinta e i carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato un uomo di origine rumena per maltrattamenti in famiglia. Sicurezza in volo, al 37esimo stormo di Trapani si è tenuto un seminario sulla sicurezza in volo, frutto dell'accordo di collaborazione tra l'Aeronautica Militare e l'Aereo Club d'Italia. La replica di Gucciardi, l'assessore alla salute ha risposto alle dichiarazioni dell'onorevole Edi Bandiera rilasciate in occasione del convegno alla salute organizzato dalla segreteria del senatore D'Alì. Degrado, frode, le campagne dell'Interland trapanese piene di rifiuti di ogni genere, discarica a cielo aperto sotto il viadotto dell'autostrada A29. E per lo sport, quanto è bella la vittoria, altri 3 punti per i Granata, che vedono la meta salvezza sempre più vicina. 2-1 il risultato di Vicenza-Trapani, a segno Citro e Coronado. La pallacanestro Trapani lascia i 2 punti a Biella. E nella seconda edizione del nostro DG, per la pagina dedicata all'approfondimento, ci occuperemo di un'iniziativa del distretto della pesca. Al via il gruppo di azione locale per la pesca del territorio di Marsala, Petrosino, Mazara e Campobello di Mazara. Buongiorno e benvenuti in diretta alla nostra prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli e noi torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Il materasso innovativo Memory. Buscaino Mobili realizza arredamenti per alberghi, B&B e case vacanze. Buscaino Mobili, via Isola Zavorra, Trapani. Prenota il tuo spazio pubblicitario per la diretta della Processione dei Misteri. Per informazioni chiama il numero 338-8260-534. I carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato un cittadino rumeno per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna incinta. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia Ciurar Nicosor Gheorg, venditore ambulante 26enne di origine rumena. L'uomo, mentre percorreva a bordo della sua autovettura in compagnia della sua convivente le vie del centro abitato di Castelvetrano, ha percorso con schiaffi, seguite da minacce, la sua donna che per sfuggire all'ira del compagno è scesa dall'auto. Per sua fortuna, testimoni oculari dell'episodio sono stati i militari di una pattuglia di carabinieri in abiti borghesi che si trovavano nella zona. Solo grazie al loro immediato intervento si è riusciti ad evitare conseguenze più gravi per la donna in stato di gravidanza, che è stata subito trasportata all'ospedale di Castelvetrano, dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico non commotivo, giudicato guaribile in 7 giorni. Nella circostanza la donna, tra le lacrime, ha confidato ai militari operanti di essere da circa un mese vittima dei maltrattamenti e di ripetuti episodi di violenza da parte del convivente, rivelando le continue condotte minacciose, umilianti, vessatorie e violente, mai denunciate alle autorità per paura di più gravi ritorsioni. Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato presso la casa circondariale di Trapani e, a seguito della convalida dell'arresto, è stato disposto nei suoi confronti la misura coercitiva dell'allontanamento dal domicilio della convivente e il divieto di non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla donna. Ancora una rapina a Trapani, questa volta è stata presa di mira l'agenzia Egatur lungo la via Ammiraglio Staiti nella zona del porto. Ad agire un uomo a viso coperto che si è introdotto dentro l'agenzia alle 5.58, a quell'ora aperta a servizio dei passeggeri per la vendita dei biglietti di pullman e mezzi per le isole. Il rapinatore, armato di pistola, si è fatto consegnare dall'impiegato la somma disponibile nella cassa dell'agenzia di circa 250 euro. Non contento, si è fatto dare anche gli spiccioli. Al 37esimo stormo di Trapani si è tenuto il seminario di sicurezza del volo, frutto dell'accordo di collaborazione tra l'Aeronautica Militare e l'Aereo Club d'Italia. L'iniziativa si rivolge ai piloti e agli operatori del settore dell'aviazione generale, commerciale, da diporto e sportivo e agli appassionati del volo che svolgono attività presso le aviosuperfici e i campi di volo ubicati nelle zone limitrofe agli aeroporti militari. Il seminario tenutosi presso l'hangar dell'82esimo centro SAR è stato aperto dal comandante del 37esimo storno, colonnello Luca Capasso, che ha evidenziato l'importanza della diffusione di un'adeguata cultura della sicurezza del volo e ha sottolineato la stretta collaborazione esistente con gli enti che operano e volano nello spazio aereo circostante.
All'incontro, presente tra gli altri, anche l'ufficiale sicurezza volo del 37° stormo, tenente colonnello Sbrilli, che ha illustrato le procedure di traffico militari e le aree dedicate all'addestramento militare all'interno del CTR di Trapani, al fine di prevenire possibili conflitti di traffico tra i voli militari, commerciali, di porto e sportivi che operano nelle medesime aree. Nel corso del seminario è intervenuto anche il segretario dell'Aereo Club d'Italia, Demetrio Catanese, che ha presentato le statistiche degli incidenti di volo, chiedendo un maggiore contributo nel segnalare possibili inconvenienti, al fine di migliorare la prevenzione degli stessi. Il seminario ha visto la partecipazione di circa 100 piloti civili provenienti da tutta la Sicilia. L'incontro si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i convenuti. Su un piazzale adiacente all'hangar SAR è stata allestita una mostra statica con un velivolo Eurofighter, un velivolo MX e un elicottero HH-139A. Questo pomeriggio alle 17.30 nella sala conferenze dell'Hotel Crystal a Trapani si terrà la prima assemblea 2016 degli iscritti al Partito Democratico di Trapani. Dal titolo Tra passato e presente, l'incontro sarà aperto a vecchi e nuovi iscritti, nonché ai simpatizzanti, per un momento di riflessione programmatica in vista delle prossime elezioni del 2017. Replica dell'assessore alla salute regionale Baldo Gucciardi alle dichiarazioni dell'onorevole Di Bandiera rilasciate in occasione del convegno alla salute organizzato dalla segreteria del senatore D'Alì. L'onorevole Bandiera, già componente della Commissione Sanità all'ARS, in una intervista rilasciata alla nostra emittente e ribadendo quanto affermato nel suo intervento, ha posto seri dubbi sulla copertura finanziaria da parte della Regione Sicilia relativamente ai concorsi che a breve saranno banditi per il completamento delle piante organiche delle ASP siciliane. Replica l'assessore Gucciardi. Bandiera dovrebbe documentarsi e studiare un po' di più prima di avventurarsi in dichiarazioni che sono fuori da quelli che sono i canoni istituzionali che abbiamo percorso. L'assessorato regionale alla salute sta completando un iter che purtroppo altri prima avrebbero dovuto fare e che non hanno fatto, dotando per esempio la provincia di Trapani, ma non solo, di quelle che sono, dovevano essere strutture sanitarie adeguate per un'offerta sanitaria degna delle istanze che provengono dai cittadini. Quindi adesso fare i profeti di sventura, io invito l'onorevole Bandiera a godere anche dei risultati che ottengono le istituzioni pubbliche rappresentative, perché anche questo fa bene alla salute. Quindi piuttosto che fare il profeta di sventura, approfondisca di più i temi e cerchi di, come dire, essere soddisfatto dei risultati che si stanno ottenendo in questa regione. Con Isabella Carloni, un originale percorso teatrale tra il serio e l'ironico, canto e mito, dramma e commedia. Venerdì 18 marzo, ore 21, Teatro Comunale di Custonaci. Metti mi piace sulla pagina del Comune di Custonaci e sarai sempre informato sui nostri eventi. La stagione di prosa continua. Si svolgerà domani alle 17.30 in piazza Sandro Pertini a Valderice il concerto della fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Durante la manifestazione musicale 20 ottoni si esibiranno in un breve concerto dedicato alla cittadinanza eseguendo i brani più celebri del corpo. L'esibizione musicale organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il 6° Reggimento Bersaglieri mira a consolidare il rapporto tra i cittadini ed il personale dell'esercito. Un disabile trapanese nei giorni scorsi si è visto ridurre da 20 ore a 10 i servizi per la cura della persona offerta dai servizi sociali del Comune di Trapani. Abbiamo raccolto il suo sfogo. Tu hai un operatore che viene un'ora ogni mattina per le pulizie personali e un altro operatore che arriva all'ora di pranzo per cucinarti. Dopodiché i servizi a casa? Un'ora per la mattina ce n'è cura, me l'hanno lasciato e la signora Gileni mi ha detto ce n'è cura, non ce lo toglie nessuno e i quattro ore mi devo arrangiare, mi ha detto mi devo fare cucinare oggi mi devo fare cucinare
cucinare per domani. Tu sei andato in escandescenza e hai detto: beh, meglio se mi faccio arrestare, così quantomeno se sono in carcere sono coperto nei servizi dell'assistente, perché ho buttato il tavolo di loro e l'ho spaccato in tre pezzi, e una stampellata ci ho dato non mi ricordo in questo momento come si chiama. Vabbè, un impiegato mi ha risposto: vengono tutti a comune, ci sembra a comune che ha soldi. Ci ho risposto io: se non ha comune i soldi, chi ce l'ha? Mica che l'abbiamo noi, la comune per forza deve avere i soldi. Ora comune organizzato di uscire le misteri, anzi togliere a noi, ai misteri li fanno uscire lo stesso, però li pagano dopo, anzi togliere i soldi ai disabili. I soldi ai disabili non si togliono. Sabato, nei locali del Teatro della Casa Circondariale di Trapani, l'Associazione Trapanesi dei Poeti Cantori ha tenuto un concerto alla presenza di 100 detenuti ristretti alla sezione Mediterraneo. I poeti cantori hanno viaggiato attraverso la storia musicale italiana, cantando brani della tradizione melodica napoletana e non solo. Il concerto fa parte di una serie di spettacoli di beneficenza in favore dei detenuti che saranno messi in scena nei prossimi mesi da vari artisti e associazioni culturali. Rifiuti di ogni genere per le campagne dell'Interland trapanese. Sotto i viadotti dell'autostrada A29 si trovano delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Vediamo. Le campagne dell'Interland trapanese sono ridotte a vera e propria pattumiera. Percorrendo off-road le stradine sterrate che attraversano in lungo e largo il comprensorio, si trovano rifiuti di ogni genere e tipo abbandonati da cittadini incivili. Vecchi mobili, divani, elettrodomestici abbandonati e via via fino ad arrivare a vere e proprie montagnette di amianto e materiale edile scaricato qua e là. Un'autentica vergogna. Sotto i viadotti dell'autostrada 29, nella zona compresa tra la via Salemi, Napola, Dattilo e Folgatore, nei pressi di località San Iachina, tra un pilone e l'altro regnano sovrane delle vere e proprie discariche a cielo aperto in un quadro di totale degrado e abbandono, anche con la presenza di materiale pericoloso come l'amianto. Per non dire che tra i canali e le trazzere si trovano anche resti di scooter e carcasse di auto bruciate, come questa che vedete in questa immagine, che si trova lungo la strada sterrata Serro, nei pressi di Napola. Tra l'altro, come fatto sapere dal comando provinciale, i carabinieri sono a conoscenza della presenza del mezzo, ma non si è ancora potuto procedere al suo recupero a causa delle particolari condizioni del terreno, piuttosto impervio per il carro attrezzi. E sfruttando l'isolamento di queste zone, cittadini incivili, in barba alle più elementari regole della convivenza, continuano ad abbandonare rifiuti di ogni genere. Venuto a conoscenza di questo scempio ambientale, il vice sindaco Giuseppe Licata ha comunque fatto sapere che si attiverà per quanto di competenza del comune di Trapani. Insomma, a questo punto non si può fare altro che sperare in una bonifica straordinaria della zona, anche se i rifiuti sono disseminati qua e là un po' dovunque per tutto l'Interland, deturpando le bellezze di un territorio che meriterebbe ben altre attenzioni. Si terrà domani alle 17.30 all'Istituto Geometri di Trapani un incontro informativo e formativo per capire e conoscere la dislessia, nota come disturbo specifico dell'apprendimento. L'evento è organizzato dalla sezione trapanese dell'Associazione Italiana Dislessia. Interverranno la psicologa Claudia Modica e il pedagogista Vincenzo Lamia. A Marettimo fervono i preparativi per la festa di San Giuseppe, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità della più lontana delle Egadi. Le celebrazioni si sono aperte di fatto con la scinnuta della immagine di San Giuseppe dall'altare dove sta per tutto l'anno all'interno della piccola chiesa Maria Santissima delle Grazie, quanto mai gremita di fedeli per la funzione religiosa molto sentita tra la comunità marettimana. Il paese si prepara a vivere la ricorrenza più importante dell'anno con i festeggiamenti per il Santo Patrono che entreranno nel vivo da giovedì mattina con la cerimonia dell'alzabandiera con l'effigie di San Giuseppe e l'arrivo della banda musicale. Quest'anno, su disposizione della Diocesi di Trapani, il santo uscirà in processione venerdì 18 marzo e non il 19 marzo come tradizione, visto che si tratta del sabato prima della Domenica delle Palme. Come sempre, la sera prima dei festeggiamenti ci sarà la dimuniara, i tre cumuli di legna rappresentanti la Sacra Famiglia che saranno bruciati poco fuori il piccolo centro abitato al grido di «Evviva Patriarca San Giuseppe!», seguito da un collettivo «Viva!».
L'indomani mattina, venerdì 18 marzo, nella piazza si terrà il rito delle alloggiate della Ammitata ai Santi con la tipica divuzione, la degustazione dei dolci tipici preparati dalle donne dell'isola, a partire dal pignolo, la cubaida e la pietramennula. Nel pomeriggio alle 16 l'immagine di San Giuseppe uscirà in processione seguita dall'icona che rappresenta San Francesco di Paola, protettore della gente di mare, a cui i marettimari, per ovvi motivi, sono particolarmente legati. Dopo aver percorso le vie del paese, la processione in serata rientrerà nella chiesa Maria Santissima delle Grazie. La festa proseguirà con i giochi pirotecnici, le degustazioni e la musica, mentre sabato torneranno i giochi folcloristici in piazza e in serata gran finale con lo spettacolo musicale e varietà. Questo mercoledì 16 di marzo all'Istituto Alberghiero di Erice verrà proiettato il film Il gioco è fatto. Dopo la proiezione verrà affrontato un dibattito sugli effetti sociali distorsivi della dipendenza dal gioco d'azzardo. La proiezione del film rientra in un progetto di sensibilizzazione che vuole sfatare il mito che il gioco d'azzardo fa parte del mondo e del comportamento degli adulti. Ci sarà un'altra proiezione il 18 di marzo a cui parteciperà il prefetto di Trapani, il dottor Leopoldo Falco. Tornano anzi alle Isole Egadi Delfini Guardiani, ossia i giovani studenti protagonisti del percorso di educazione ambientale di Mare Vivo, attivi nella tutela del mare e del proprio territorio. A guidare gli studenti in questo percorso sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto di Trapani e di Favignana e i responsabili dell'area marina protetta Isole Egadi. Durante la visita, il tenente Francesca Godino ha spiegato agli studenti cosa fare se si ritrova una tartaruga o un animale spiaggiato o chi chiamare se si assiste ad un illecito. Gli studenti, grazie alla motovedetta della Capitaneria di Trapani, hanno avuto la possibilità di apprendere gli aspetti pratici dell'operato della Guardia Costiera. Inoltre, hanno visitato il centro di recupero tartarughe grazie a Monica Russo dell'Area Marina Protetta, che ha mostrato l'uso delle principali strumentazioni mediche indispensabili per il salvataggio dei rettili marini feriti e illustrato il ruolo istituzionale dell'Area Marina Protetta. Insomma, un bilancio positivo, tanto che alcuni visitatori si sono soffermati allo stand per chiedere informazioni sui prossimi itinerari subacquei. Anche in questa occasione l'area marina protetta si è fatta portavoce dell'associazione dei diving delle Isole Egadi e ha riscosso un grande interesse. Home Fashion, via Fardella 206 a Trapani. Adesso lo sport, il calcio, altri tre punti per i Granata che vedono sempre più vicina la meta salvezza. 2-1 il risultato finale di Vicenza-Trapani a segno Citro e Coronado. Un attimo. La partita con il Vicenza era una partita insidiosa, la terz'ultima in classifica e con i tifosi pronti alla contestazione che la squadra di Pasquale Marino dovesse giocare una partita incisiva era scontato. E così è sembrato almeno per i primi 10 minuti di gara, dove i ragazzi di Cosmi, in tribuna per squalifica, sono stati schiacciati dai biancorossi, che all'11° erano anche passati in vantaggio con Brighenti. Poi la reazione. L'11 Granata in campo era lo stesso delle ultime tre partite, con Citro e Petkovic davanti, un centrocampo a 5 con Nizzetto da regista e la solita solida difesa. Nicola Citro al 36esimo batte Vigorito con un sinistro, confezionando la sua 10ª rete in campionato, e al 43esimo serve un assist perfetto a Coronado, che di destro non sbaglia. Il risultato rimane invariato fino a fine gara, anche se il Vicenza ci ha provato, prendendo anche una traversa con Rajčević. Enrico Battisti, secondo di Cosmi, a fine gara ha parlato della partita. In una squadra tutti devono sacrificarsi e tutti devono partecipare alla fase offensiva e difensiva. Oggi magari abbiamo sofferto un po', ma in attacco abbiamo costruito tanto e abbiamo realizzato 2 gol che ci hanno permesso di portare a casa la partita. 3 punti importantissimi quindi, in vista del prossimo incontro casalingo contro il Livorno, che si giocherà sabato alle 15 al Provinciale. Vediamo adesso insieme i risultati della 31esima giornata del campionato di Serie B. Ascoli Avellino 3-4, vince 6-2 il Bari in casa con la Pro Vercelli, Brescia Crotone 3-0, Como Cesena 1-3, Livorno in terra pareggiano 0-0, Pescara Novara 1-2, Salernitana Lanciano 1-3, Spezia Modena 2-0, Ternana Latina 0-0, Vicenza Trapani 1-2. Stasera il posticipo sarà Cagliari Perugia alle 20:30, lo seguiremo insieme a Sport Sud lunedì. In classifica il Crotone a 4.
quota 63 punti, seguito dal Cagliari a 62, Novara di punti ne ha 52, Cesena e Spezia 50, Pescara 49, Brescia e Entella 48, Bari 47, Trapani a quota 44 punti, seguita da Avellino a quota 43, Perugia 40, Ternana 37, Lanciano 36, Ascoli, Latina e Modena 35, Livorno e Provercelli 33, Vicenza 31, Salernitana 30 e chiude il Como a quota 23 punti. E adesso invece passiamo al basket. Sconfitta nel finale per la pallacanestro Trapani, che a Biella lascia 2 punti dopo aver condotto i primi due quarti. Finisce 88-83. Questa volta in partenza la pallacanestro Trapani aveva rispettato il diktat del coach: dare incisività ed aggressività in avvio e condurre. I Granata ci erano riusciti almeno fino al terzo quarto, quando piano piano la squadra di casa è riuscita a venire fuori con Ferguson, autore di 29 punti, e l'uomo che non ti aspetti, Venuto, che di punti ne ha realizzati 20. Per la pallacanestro Trapani, Chessa, autore di 18 punti, e per Viglianisi la sua miglior prestazione con 20 punti realizzati. Ma sicuramente noi abbiamo provato a giocare la nostra partita sin dall'inizio, cercando di escludere Ferguson dalla partita. Lui è stato bravo a partita in corsa a prendere quello che gli veniva dato e in più a mettere in ritmo i compagni, che hanno punito tutti i nostri aiuti difensivi. Loro sicuramente hanno fatto una buona partita sull'onda dell'entusiasmo del pubblico. Noi del resto abbiamo giocato come al solito in emergenza, ma non è una scusa, e abbiamo lottato fino all'ultimo, anche se non è bastato. Almeno la differenza canestri è stata salvaguardata. Le speranze per i playoff, numeri alla mano, non si sono ancora volatilizzate, ma diventa vitale vincere le prossime, almeno in casa, considerato che di incontri ne mancano 5. Appuntamento al Palaconad domenica alle 18, avversaria Agropoli. I risultati della 25esima giornata di A2 Ovest: Omegna Roma 75-87, Casale Monferrato Fiorentino 81-69, Barcellona Rieti 77-75, Reggio Calabria Casal Pusterlengo 84-78, Agrigento perde malamente in casa con Latina 67-94, Agropoli Siena 73-80, Biella Trapani 88-83, Tortona Scafati 96-91. In classifica è sempre prima Scafati a quota 36 punti, seguita da Tortona a 32, Appaiate a 30, Siena, Ferentino, Agropoli e Agrigento. Biella scavalca Trapani e di punti ne ha 26, Trapani, Casale Monferrato, Casal Pusterlengo e Roma 24, Latina 22, Reggio Calabria 20, Rieti Omegna 18, chiude Barcellona con 12 punti. Si è tenuto ieri a Taormina il torneo che rappresenta il campionato regionale di nuoto sincronizzato, trofeo Tutto in Vasta, a cui ha preso parte la società Aquarius di Trapani. Aurora Epifania si è aggiudicata il titolo regionale per la categoria ragazze anno 2003. Il duo composto da Sara Adamo e Simona Minaudo si è piazzato all'ottavo posto, la squadra al completo si è piazzata sesta. Chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera in diretta alle 20.45, di replica a mezzanotte, andrà in onda una nuova puntata di Sport Sud lunedì. Ospiti in studio l'attaccante del Trapani Calcio Bruno Petkovic, il team manager della pallacanestro Trapani Nicola Basciano ed il giornalista Piero Salvo. Alle 23 per Seconda Repubblica il nostro direttore Rocco Giacomazzi parlerà della politica provinciale con Marco Campagna, segretario provinciale del PD, Lorenzo Cascio, presidente del Consiglio Comunale di Salemi, e l'avvocato Ubaldo Ruvolo, coordinatore comunale di Alcamo di Forza Italia. E adesso per noi pubblicità, ma rimanete qui perché ritorniamo sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG. Dopo un'avventura durata due